Bibbie nel libro di Ruth. Il libro di Ruth si trova dopo il libro dei Giudici e prima di quello di Samuele. È un piccolo libro, non è facile trovarlo, è nascosto tra Giudici e il primo libro di Samuele. Ed è anche piccolo, 2 pagine, 3, quindi si nasconde bene. Andiamo anche a ringraziarvi per le preghiere, per mia suocera. Grazie a Dio sta meglio e vi ringraziamo. Amen. Se tutti l'abbiamo trovato, voglio leggeremo una parte del capitolo 1, poi salteremo sempre nel capitolo 1. Dal primo verso. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi 2 figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi 2 figli. Malon e Chilion erano efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi 2 figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi e la donna restò priva dei suoi 2 figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le sue 2 nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue 2 nuore, «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli
che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te, al tuo popolo. Adesso passiamo al verso 14. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Potete stare comodi. Signore, grazie, ti preghiamo per lo Spirito Santo, Signore, di spezzare questo pane. Parla ai cuori, Signore. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Scelte responsabili. E facciamo una leggera introduzione. Abbiamo letto che dalle prime parole abbiamo letto che questa storia si introduce nel libro dei Giudici, al tempo, da queste prime parole. E il libro dei Giudici viene dopo il libro di Giosuè, che è caratterizzato da battaglie, conquiste e la spartizione della terra promessa. E mentre il libro di Giosuè, è caratterizzato da queste vittorie, il libro dei Giudici invece è sintetizzato da un adagio che lo scrittore dichiara all'ultimo verso, al capitolo 21 dei Giudici, verso 25, dice: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Ed è caratterizzato da questo adagio, da questo modo di agire, di fare. E questa storia si ritrova in questo contesto storico e sociale. Ci fu una carestia in questo territorio, ci fu una carestia, ed è già, non è plausibile che in un territorio dove Dio aveva detto scorre il latte e il miele avvenga ciò, fratelli e sorelle. Certo, questo è da individuare nel popolo di Israele, perché aveva disubbidito al volere di Dio, che era quello di cacciare fuori e distruggere tutti i popoli cananei. Questa era la volontà di Dio. E quindi è plausibile che la causa di questa carestia, non è plausibile, è così, sia da individuare nella disubbidienza, abbiamo detto. E in questo contesto Elimelech, quest'uomo, non ci sono chiare le cause della sua scelta, ma però possiamo avanzare delle ipotesi. Può essere che Elimelech abbia fatto questa scelta di trasferirsi in Moab per mancanza di cibo, non c'erano le necessità, cioè mancavano le necessità, c'erano delle ristrettezze. Eppure c'è da dire un fatto, che davanti alla mancanza di cibo, quando Naomi tornò di nuovo in Betlemme,
fu accolta dagli uomini, fu accolta dalle persone che erano lì. Quindi si suppone che non c'era proprio questa assenza totale di cibo e queste persone erano riuscite a sopravvivere alla carestia. O anche probabile un'altra causa, che fossero le ristrettezze. Anche se, anche a fronte di questo, Naomi disse che era partita nell'abbondanza. Perciò si suppone che non erano privi di fondi e magari potevano investire queste risorse che avevano per poter superare la carestia, questo periodo. C'è anche da dire che il territorio di Moab era a confine con la tribù di Ruben, che apparteneva al popolo di Israele, e probabilmente poteva indirizzarsi verso i suoi fratelli Elimelech e trovare magari rifugio, sostentamento per la sua famiglia nel territorio di Ruben. Però da tutto questo non lo sappiamo. Elimelech pensò di trovare la soluzione ai suoi problemi familiari nel territorio di Moab. Qualche commentatore l'ha definito una scelta irresponsabile. Ora, fratelli e sorelle, abbiamo visto la scelta di questo uomo, di Elimelech, ma dall'altra parte vogliamo vedere, abbiamo detto che all'inizio scelte responsabili, abbiamo detto, vogliamo vedere altre scelte fatte da un'altra persona. Perché se Elimelech nelle sue scelte mette in evidenza, abbiamo detto, qualcuno l'ha dichiarato irresponsabile, forse anche non ha considerato le conseguenze, i risvolti della sua scelta. Forse la sua scelta poteva anche influenzare altri in mezzo al popolo di Israele a trasferirsi anche loro, altri fratelli, e quindi un esempio non buono. Oppure anche non ha dato un bel esempio di uomo di fede che credeva che Dio potesse cambiare quelle circostanze, che Dio avrebbe risolto. Alla sua famiglia penso che non ha dato un bel esempio, e forse magari anche i suoi figli in casa si è ripercosso sulla sua famiglia questo esempio anche di poco attaccamento al popolo, di poco attaccamento alla terra e alle promesse che Dio gli aveva donato. Ora questo per dire che tutto questo è chiaro, per noi riguardano cose spirituali, l'attaccamento alla Chiesa, l'attaccamento alle promesse che Dio ci ha donato. Amen, fratelli. Spero che sto riuscendo a farmi seguire. Amen, grazie. Dall'altra parte c'è Ruth, che è straniera, e come straniera non apparteneva al popolo di Israele. E ci possiamo immedesimare in questa donna, perché tutti noi che siamo qui, penso, almeno che non c'è qualche israelita, non lo so, penso che apparteniamo agli stranieri, così definiti dalla Bibbia. Amen. Siamo stranieri, ma Dio ci ha fatto grazia. E Ruth, che è determinata, Ruth, a seguire sua suocera. Abbiamo letto che mentre sua suocera cercava di insistere nel lasciarla andare e di rimanere presso i Moabiti, allora Ruth fece delle promesse, e queste promesse sono una straordinaria dichiarazione che tutti noi ogni giorno dobbiamo fare al Signore. Sono meravigliose, e penso che noi le facciamo ogni giorno, anche se non le enunciamo
con le nostre parole, ma dentro il nostro cuore è quello che vogliamo fare. Ruth disse a Naomi: dove andrai tu, andrò anch'io. Ed era un'indicazione ben precisa, non era vaga. Andrò anch'io. Questa decisione di seguire Naomi, ovunque fosse andata, ovunque. In effetti lei non sapeva dove l'avrebbe portata, Ruth. Ma, fratelli e sorelle, molti a volte nelle difficoltà possiamo calarci in questa donna e capire che era una scelta non facile, però molte volte nelle difficoltà rischiamo noi di prendere altre direzioni e non mantenere quell'impegno che abbiamo fatto, abbiamo preso davanti al Signore, di seguirlo ovunque. E dove starai tu, io pure starò. Sto leggendo dal testo, dai versi 16 ad andare avanti, verso 17. Dove starai tu, starò anch'io. E possiamo notare che Ruth, davanti a questa situazione, non pone condizioni a Naomi. Non ci sono. Non ci sono, fratelli. Noi a volte poniamo le condizioni. Vi ricordate di Davide quando doveva offrire un olocausto al Signore? E quindi quest'uomo che doveva dargli della legna gli disse: te li procurerò io. E Davide gli disse: no, io non darò qualcosa che non mi costi nulla al Signore. Non vogliamo, a volte noi mettiamo le condizioni perché non metterle ci costa qualcosa. Noi vorremmo che non spendessimo niente, non intendo dire economicamente, ma anche della nostra vita, i nostri piaceri, i nostri desideri. Vorremmo che tutti, uno dopo l'altro, si realizzassero. Poi quando questo magari... E mettiamo delle condizioni. No, Ruth non le ha queste condizioni. È bello vedere un cuore di una straniera e vedere i nostri cuori, fratelli, che si donano incondizionatamente al Signore. Amen. Un'altra scelta: il tuo popolo sarà il mio popolo. Che bello! Dove starò io, starai anche tu. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Ruth aveva, dichiarava di voler andare in mezzo a un popolo che lei non conosceva, un popolo straniero. Ma lei dichiara questo ed è convinta che in mezzo a quel popolo lei troverà la sua collocazione, troverà la sua pace, il suo futuro, le sue aspettative le realizzerà lì, in mezzo a quel popolo. E infatti lei, quando tornò in mezzo al popolo di Israele, proprio questo, trovò accoglimento. E in effetti lei fu dichiarata proprio così. Dice, fu considerata proprio così da quelli di Betlemme, quando giunsero lì, parte del suo popolo. E così fu. Chi ha conosciuto Cristo desidera stare con coloro che hanno realizzato Cristo nella propria vita. Amen. Gloria al nome del Signore. Ma la cosa
Adesso qui arriviamo più a una decisione importante. Dice Ruth che il tuo Dio sarà il mio Dio. E tutto dipende da questa scelta. Perché questa, anche se in ordine qui è arrivata dopo, ma è quella che andrebbe al primo posto. Perché lei, dichiarando questo, dichiara che vuole abbandonare i dei di Moab e vuole seguire Yahweh, il Dio di Ruth, il Dio di Naomi, scusate. Dove morirai tu, morirò anch'io, e qui sarò sepolta. Che bello, fratelli. Che bello ogni giorno, ogni mattina, davanti al Signore, affidare la nostra vita. E non sappiamo il domani se ci appartiene, però sapere che la nostra vita è nelle mani di Dio. Gloria a Gesù. E Ruth non conclude dicendo, facendo tutte queste dichiarazioni, chiama anche Dio a fare questo impegno, lei prende questo impegno davanti a Dio e dice: l'Eterno mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa fuori che la morte mi separi da te. Benedetto è il Signore, fratello, che quello che ha messo nei nostri cuori ci può permettere di dichiarare queste cose. Noi lo seguiamo per amore, non lo seguiamo per obbligo, ma per amore, perché amiamo il Signore, amiamo Gesù, e l'amore che Lui ha sparso nei nostri cuori ci permette di dichiarare tutto questo, ci permette anche di poterci impegnare, nonostante riconosciamo che siamo deboli, siamo fragili, non abbiamo nessun merito. Però nonostante tutto noi ci affidiamo alle forze e alla possanza di Cristo Gesù. Amen. Ora voglio concludere e dice: sono uomini come Elimelech che ancora oggi forse davanti alle difficoltà cercano di trovare rifugio in Moab, lontano da Dio, e pensano che escludendo Dio dalla loro vita possono escludere qualcosa che li rende tristi. A volte Dio è visto così, come qualcosa di triste, di antiquato, di retrogrado, che apparteneva a un'epoca del passato. Oggi ormai è superato, non c'è più bisogno. In effetti non c'è proprio questo. Pensiamo, fratelli, io mi metto anch'io in mezzo. A volte pensiamo di farcela da soli, con le nostre forze. Pensiamo di camminare un po' con le nostre forze. Non lo so, Elimelech, cosa lo portò, però pensiamo che c'è un luogo migliore di Betlemme. Betlemme è frate, eppure era chiamata casa del pane. Perciò probabilmente c'erano dei terreni fertili, dei terreni buoni. Però penso che noi tutti abbiamo sperimentato che è più saggio stare a Betlemme. Perché a Betlemme il Signore prima o poi benedirà. A Betlemme, cioè oggi, come noi, Chiesa, nel 2021, è la sua Chiesa, in mezzo al suo popolo, in mezzo alle promesse che Dio ci ha donato. È lì, forse anche se stiamo attraversando delle prove, dei momenti non facili, e ci sono stati sempre,
Fratelli e sorelle, li abbiamo sentiti nel passato, li vediamo nella parola, ma anche tutto ciò noi vogliamo rimanere fermi, vogliamo rimanere in Betlemme, ai piedi delle promesse del Signore, della Sua parola, vogliamo rimanere in mezzo al Suo popolo, non vogliamo separarci, perché è nel Suo popolo che il Signore benedice. Non vogliamo andare a cercare soluzioni altrove, allontanandoci, ma vogliamo, come Ruth, fare queste dichiarazioni. E io e te questa mattina vogliamo dire: Signore, fa che anche nei nostri cuori ci possa essere queste dichiarazioni. Certamente non io sono il primo, non le riusciremo a mantenere con le nostre forze, ma se guardiamo a Cristo Gesù, che Lui ci ha preceduto, prima di noi ha camminato e senza peccato ha percorso questa terra, si è sporcato i piedi e Lui è rimasto senza peccato e è andato sulla croce a morire per noi, e per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione, abbiamo ricevuto perdono e abbiamo ricevuto questa grazia che possiamo dichiarare queste cose con fermezza, non perché noi pensiamo di essere capaci, ma perché davanti a noi vediamo per fede colui che ci può dare le forze, ci può dare le capacità. Vogliamo alzarci in piedi?